CAMPO, a space to debate, study and celebrate architecture. Buonasera a tutti, è con grande piacere che abbiamo qui questa sera ospite di CAMPO Pier Paolo Tamburelli e il suo esercito di giovani architetti di Milano. Ancora insomma, tempo fa, chiacchierando con Pierpaolo, mi aveva raccontato di questo progetto che stava facendo a partire dal libro di Fischer von Erlach, che quando abbiamo iniziato questa esperienza di campo, fin dall'inizio ho pensato che sarebbe potuta essere una mostra molto interessante. Campo, per chi non la conosce, è un piccolo spazio ed è partito a settembre proprio con un workshop, quindi un lavoro in collaborazione con un gruppo di studenti. Questo lavoro di Pierpaolo in effetti parte da una serie di ricerche che sono state svolte all'interno di istituzioni accademiche, l'Università di Porto, il Politecnico di Milano, l'Università di Chicago. Questa cosa qua è abbastanza importante per noi cercare anche di comprendere quali sono le ricerche che vengono affrontate in questo periodo all'interno dell'università e credo che spesso sono delle ricerche più interessanti. Grazie Pierpaolo di essere qui e ascolteremo il suo intervento. Grazie a voi di avermi invitato. Anzitutto le cose che vedete in mostra non le ho fatte io. I lavori sono il prodotto di Francesca Pagliaro, Cecilia Tramontano, Jacopo Lamura, Guido Tesio, Fosbury Architecture e Pietro Salamone e Paolo Riva, che sono dei giovani architetti più o meno milanesi e che si sono prestati a collaborare con me per fare questa piccola cosa. Questa cosa qui dipende da una serie di lavori anche precedenti che sono tutti basati su un tentativo di reinterpretare un libro di Fischer von Erlach che si chiama Oeuvre, prejudicial in architecture, che è un libro del 1721. Adesso vi spiego più o meno a larghi tratti perché questa cosa a me interessa. Puoi andare avanti con me? Allora, queste due cose qua che voi vedete, immagino le conosciate entrambe, una è la Weissen of Siedlung di Stoccarda e l'altro è Mount Rushmore nel Sud Dakota. Queste due cose non hanno veramente nulla in comune, se non il fatto che sono state fatte nello stesso anno, cioè nel 1927, mentre questa cosa qui, che è stata costruita molto più in fretta perché è un'esposizione, viene completata, un tizio che si chiama Gaston Borglum, che è un pessimo scultore americano, inizia a far esplodere la dinamite nelle colline del Sud Dakota per scolpirci le teste di quattro presidenti. La cosa poi va avanti più a lungo, si finisce dopo una quindicina di anni. Quello che però secondo me è interessante è che queste due cose che nella cultura popolare, ma anche queste due cose hanno avuto due destini completamente diversi, nel senso che una è stata fondamentale per il dibattito disciplinare dell'architettura, cioè tutti noi a scuola abbiamo studiato Weissen of Siedlung, eccetera, eccetera. Nessuno ci ha mai parlato di Mount Rushmore. Se noi conosciamo quella cosa lì è perché l'abbiamo visto o nei film, o se ne parlava nei romanzi, o è stato fotografato da dei fotografi. Per cui una delle due cose, pur molto presente nella cultura popolare, ma anche molto presente in forme di riflessione che non sono strettamente architettoniche, è stata completamente ignorata da parte del,
del dibattito sull'architettura, diciamo così, moderna e poi contemporanea. Ora, questa cosa qui è interessante per due motivi, secondo me. Il primo motivo è che è grossa e che è lì, ed è strano che nessuno mai si sia interessato, nel senso che non ci voleva molto a vederla, era abbastanza bizzarra, chissà perché nessuno si interessa. Il secondo motivo è che se noi la valutassimo queste due cose rispetto alle categorie diciamo così, cosa è figo e cosa non è figo dell'architettura, non lo so, del Rinascimento o del Barocco, tutti gli architetti rinascimentali o tutti gli architetti del Barocco confrontati con l'alternativa tra scolpire delle teste giganti dentro una montagna o fare delle case piccole possano servire da modello per case dei poveri, avrebbero tutti detto molto più interessante le teste nella montagna. Per cui, tra queste, il fatto che una delle due cose sia completamente ignorata dipende da un cambiamento di paradigma, che è un cambiamento di paradigma che avviene con l'architettura moderna. Poi andrò. Questo però non significa che tutte le cose che, come dire, spariscono dal campo visivo con quel cambiamento di paradigma non esistono più. Cioè esistono nel mondo contemporaneo una quantità enorme di luoghi trasformati per motivi che non sono quelli stabiliti dal paradigma, diciamo così, in generale dell'architettura moderna, e che sono stati sostanzialmente ignorati dalla teoria architettonica degli ultimi 250 anni. Queste cose, secondo me, si può ricominciare a prendere in considerazione, e si possono ricominciare a prendere in considerazione a partire da quella cosa che c'era scritta prima, che ha scritto Wittgenstein, che è una delle sue note sul ramo d'oro di Fraser, e Wittgenstein dice che sostanzialmente i gesti degli esseri umani, visti come se li vedesse un alieno che arriva sulla Terra, possono essere divisi in due categorie. Ci sono dei gesti che si possono chiamare animali, nutrirsi, dormire, queste cose qui, e poi ci sono dei gesti che sostanzialmente non ci riusciamo a spiegare con quelle cose lì, e che Wittgenstein chiama gesti rituali. Una delle cose interessanti di questa frase è che è subito chiaro qual è il problema, nel senso, quelli animali, di gesti, è facile classificarli, fare degli esempi, eccetera, eccetera. Quelli rituali è incredibilmente difficile definirlo, per cui vengono già da subito definiti come semplicemente non animali. Tutto il resto, di cui in grossa spiegazione non ce la riusciamo a dare, la mettiamo in questo mucchio qui, però quantomeno riconosciamo che questo mucchio esiste. Il cambiamento di paradigma che interviene tra, diciamo così, quella che in maniera estremamente generica possiamo chiamare architettura moderna e quella che possiamo chiamare architettura non moderna, diciamo così, precedente o anche eventualmente successiva, è dovuto sostanzialmente, secondo me, ad una cosa che è molto chiara in questi due disegni. Questo è il disegno che va con la seconda edizione dell'essay sull'architettura di Johann, che viene pubblicato nel 1753. Questa incisione è nella seconda edizione, che mi sembra che sia del 1754, ma è poco importante. L'altra cosa che vedete invece è una delle illustrazioni dell'edizione di Vitruvio del Cesariano, che è del 1500. Se voi avete letto l'essay di Logier, perlomeno l'inizio, che lo consiglio perché è abbastanza divertente, all'inizio Logier parte subito questa storia, che è la storia della capanna primitiva, cioè c'è l'uomo primitivo che è lì che dorme su una collina, e a un certo punto succede che piove. Adesso non me lo ricordo, lo perdevo letteralmente, comunque a un certo punto piove. Allora lui va, cerca riparo in qualche modo, si infila in un bosco, ma poi c'è un altro problema anche nel bosco. Allora
allora si infila in una caverna, ma poi è umido, buio, fa schifo. E quindi a un certo punto dice, torna nel bosco e prende dei rami e si fa la famosa capanna. Ora, tutta questa vicenda qui, al di là di quanto sia grottesca e al di là del fatto che è anche se insomma bizzarra, perché l'uomo primitivo aveva solo problemi di ordine meteorologico, però la cosa fondamentale è che questa storia opera una selezione, cioè c'è una decisione nella storia di Loger che non è dichiarata, ma che è fortissima e che è molto radicale rispetto a quella che era la teoria dell'architettura precedente, diciamo grosso modo di Trubio, e anche rispetto a quella che era la versione dell'origine del tutto, della Bibbia, che da parte di un prete come Loger o un monaco, è abbastanza strano. La cosa fondamentale è che l'uomo primitivo di Loger è da solo, cioè non c'è nessuno con lui, non, è Adamo, ma Eva non c'è. La differenza è che in Vitruvio, che è una specie di enciclopedia della età antica, quindi non segue una posizione particolarmente chiara, mentre un po' segue tutto, un po' di Platone, un po' del Cratilo, un po' di questo e di quello, però per Vitruvio l'origine, e questo è chiarissimo nell'interpretazione che ne dà Cesariano nel disegno, l'origine dell'architettura è un'origine plurale, cioè è un gruppo di uomini che produce non tanto la capanna, cioè la casa, ma produce subito la città. Se vedete il disegno di Cesariano, che è veramente bellissimo, ci sono tutte delle cose inquietanti da subito, c'è quella donna con una tetta di fuori che dà il latte a un bambino che ha già 7-8 anni, poi ci sono quelli che hanno quei sassi che sembra che se li vogliono spaccare sulla testa con un coraggio, per cui c'è il sesso, c'è la violenza, c'è implicitamente il linguaggio, cioè c'è tutta la complessità di esseri che hanno anche una vita comune, che è subito presente nella nascita dell'architettura. Tutto questo viene completamente cancellato nella storia di Loger. L'omino di Loger è completamente da solo. È da solo come un altro personaggio che è questo qui, che è Robinson Crusoe, che è il paradigma dell'individualismo liberale che va nella sua isola, organizza tutto, si misura il tempo, bla bla bla, poi a un certo punto incontra un altro essere umano e lo schiavizza immediatamente. Robinson Crusoe, che è un libro che è più o meno pubblicato allo stesso tempo delle serie di Loger, definisce un'ipotesi di soggetto a cui l'architettura si riferisce, che è un soggetto liberale, cioè un soggetto razionale che decide in base a criteri economici, che decide in base al suo interesse egoistico personale e che coincide in tutto e per tutto con il soggetto presupposto, non lo so, in Wealth of Nation di Adam Smith, che è un libro sempre della stessa epoca, la prima edizione del 1776. Questo è abbastanza interessante perché, vabbè, non c'entra molto con quello che devo dire, ma è interessante che in questo caso Loger anticipi Adam Smith, che è una cosa strana, perché di solito l'architettura è una delle forme del sapere che vengono sempre dopo, in cui non è che si produce veramente innovazione, l'innovazione si produce in altri campi e poi l'architettura la recepisce. In questo caso la teoria dell'architettura del Settecento era molto radicale e molto avanzata. In Wealth of Nation Adam Smith immagina uno scambio primitivo, cioè uno scambio economico tra primitivi, che grosso modo funziona così, cioè l'uomo primitivo A che non so, ma
ammazzato 50 lepri, e l'uomo primitivo B che ha ammazzato 50 fagiani, e l'uomo primitivo A è, non lo so, 2 mesi che mangia lepre e l'altro 2 mesi che mangia fagiano, sono stufi e quindi si scambiano lepre contro fagiano. Questa è la spiegazione dell'origine dell'economia secondo Adam Smith. Ed è la spiegazione dell'origine dell'economia a cui probabilmente anche molti di voi quasi automaticamente arriverebbero sulla base dell'esperienza del nostro sistema economico in cui viviamo. La realtà è che la teoria di Smith è completamente sballata dal punto di vista storico, e questa teoria è stata criticata da tutta una serie di antropologi, a partire da Malinowski, Marcel Mauss, Marshall Salins, anche economisti come Polanyi, eccetera. È un discorso molto lungo e io non sono neanche incredibilmente qualificato a farlo, però fondamentalmente la differenza è questa, che lì in comunità primitive, diciamo, a scambiare non sono mai individui, non è mai un individuo che scambia con un altro individuo, ma è sempre tutta una comunità che scambia con tutta un'altra comunità. E lo scambio, ovviamente, non è uno scambio economico, non si scambiano piume contro pelli di non so cosa in base a un calcolo economico, ma ci sono tutti degli aspetti rituali, religiosi, eccetera, di questo scambio, che poi ha anche degli aspetti economici, ma tutto è ancora completamente. Questa operazione di critica della teoria di Adam Smith, che in campo economico, antropologico, eccetera, eccetera, è stata svolta da tutti questi intellettuali che dicevamo, in campo architettonico non è stata svolta. Cioè, la idea di soggetto per cui si produce l'architettura enunciata da Adam Smith, sì, da Roger, e poi portata avanti al movimento moderno, eccetera, eccetera, sostanzialmente in una linea continua, non è praticamente stata messa in discussione. Cioè, ci sono 2 o 3 casi negli ultimi 250 anni di gente che ha avuto dei dubbi seri su questa cosa, soprattutto direi Aldo Rossi nell'architettura della città, che poi però subito dopo l'architettura della città ha iniziato a fare delle altre robe che non si è più occupato della questione. Alcuni brani di Adolf Loos, che però, essendo Adolf Loos, vai te a capire come vanno interpretati, e credo The Virus New York, che credo sia un libro incredibilmente influenzato dall'architettura della città, ma che però poi anche quello, subito dopo The Virus New York, Colas, non dico che dimentichi completamente quella parte lì del suo lavoro, però poi non produce altro lavoro teorico così, come dire, così smaccatamente teorico. Il suo lavoro poi si sviluppa in una maniera più, come dire, cioè non in maniera così frontale, mi metto lì, scrivo la mia teoria, eccetera, eccetera. È un lavoro molto più multiforme, è molto interessante, ma non torna esattamente su quei temi. Chi secondo me si è occupato della questione molto paradossalmente prima che la questione nascesse, cioè il libro di Fischer è del 1721. Fischer lo scrive in un momento in cui ha paura di non essere confermato come architetto dell'imperatore, perché muore l'imperatore cui lui era stato l'insegnante di architettura, e il nuovo imperatore aveva collaborato prima di diventare imperatore con Lucas von Hildebrand, che è il rivale di Fischer. Quindi Fischer è terrorizzato di perdere il lavoro e quindi va dall'imperatore, che non mi ricordo più come si chiama, e gli porta tutte queste 70-80 incisioni, che non erano ancora incisioni, erano ancora solo disegni. L'imperatore gli conferma il suo incarico di architetto in
imperiale. Fischer si dimentica subito del suo libro e torna a fare chiese, palazzi e roba che gli interessava di più. Dopodiché nel 1721 lo stampa, sostanzialmente aggiungendoci, credo, una incisione rispetto a quello che aveva fatto. Il libro è molto interessante, è una serie di incisioni grandi, questo è il titolo è super ambizioso perché nomina progetto di una architettura storica con immagini di diversi popoli famosi dell'antichità e dei popoli stranieri, con immagini di famosi edifici dell'antichità e di, dei popoli stranieri, tra cui bla bla bla, gli egiziani, i persiani, gli egizi, bla bla bla, tutti questi. Il libro è estremamente accurato, cioè Fischer sostanzialmente disegna tutte queste cose che si inventa lui, ma se le inventa sulla base della massima documentazione possibile all'epoca. Cioè Fischer è un architetto estremamente colto per l'epoca, e vedete, queste sono ad esempio le didascalie della incisione che rappresenta la Mecca. Cioè lui si fa mandare dagli ambasciatori a Costantinopoli i report sulla Mecca e su tutti questi altri posti, e poi fedelmente lo mette in pratica. E non lo so, nel caso di edifici classici, ci sono tutte le citazioni riportate di, non lo so, di Alcarnastro piuttosto che di Plinio. È scientifico, cioè tutte queste cose qui sono documentate, e questa è una delle cose significative del libro di Fischer, perché il libro di Fischer, contrariamente ad esempio a Johann, che si occupa di una capanna ideale e che nessuno sa come sia, Fischer si occupa di cose reali, o che almeno lui crede che fossero reali, e che, contrariamente anche in questo caso a Johann, che si occupa di una cosa ideale ma pratica, lui si occupa di cose reali ma inutili sostanzialmente. Cioè, sono tutti monumenti, sono tutte cose gigantesche, sono tutte meraviglie. E il paradigma che definisce la collezione è di una settantina di edifici, magari possiamo andare avanti. Cioè, all'inizio c'è questa mappa, spiega dove sono, alcuni, e poi inizia. Quello che definisce la collezione sono le cosiddette sette meraviglie del mondo, che nell'età classica erano state canonizzate, mi sembra, da Plinio, e che sono, non lo so, i giardini pensili di Babilonia, la statua di Zeus ad Olimpia, questo che è il mausoleo di Alicarnasso, eccetera, eccetera, il colosso di Rodi, il faro di Alessandria, eccetera. Quello che è interessante delle sette meraviglie del mondo è che sono sette, per cui sono da subito una serie, sono da subito un insieme plurale, e da subito suggeriscono una serie che può essere espansa. Tant'è che poi Fischer la espande, la espande andando a inglobare anche culture completamente estranee. Per un libro scritto nel 1721 è abbastanza interessante che ci siano tutte queste cose: cinesi, arabe, turche, persiane, del Siam, rappresentate anche con un certo livello di precisione e accuratezza. Cioè, questa è la città proibita, e in fin dei conti la città proibita non è più di tanto diversa da questa roba. Quello che è interessante anche di Fischer, che è enunciato in maniera molto chiara, il testo è in tedesco e in francese, e in francese si dice che l'obiettivo è ottenere una idea generale dell'antichità e de tout le monde, o qualcosa del genere. Per cui la ricerca è una ricerca che
procede sia nel tempo, cioè nell'antichità, i vari popoli, e nello spazio, in maniera sostanzialmente indifferente e sostanzialmente comparativa, implicitamente anche respingendo una idea moderna di storia, cioè un'idea, non lo so, hegeliana di storia, per cui c'è lo spirito si manifesta in un qualche luogo principale. Rispetto a questo luogo, principale dove lo spirito si manifesta nel tempo, tutti gli altri luoghi sono luoghi secondari, chi se ne frega si adatterà. L'approccio di Fischer è tendenzialmente è molto interessante secondo me, perché è tendenzialmente realista e tendenzialmente comparativo, cioè ci sono tante architetture che corrispondono a tante condizioni, che sono sia condizioni temporali, storiche, che condizioni geografiche, spaziali. Quindi, cosa abbiamo fatto di questa roba? Abbiamo fatto una lista di tutto quello che c'era, cioè con tutte le fonti usate da Fischer, contare tutte le persone, tutti i cani, tutti i dromedari che ci sono nelle incisioni, di cui abbiamo prodotto poi queste tabelle, e a partire da questo abbiamo pensato a come poteva essere possibile fare lo stesso lavoro che Fischer fa sul mondo contemporaneo, cioè fare l'inventario delle meraviglie del mondo, diciamo così, moderno, in maniera molto brutale. E abbiamo deciso che il mondo moderno, in maniera del tutto convenzionale e del tutto arbitrale, cominciava con la pubblicazione delle sedi di Johann, per cui tutto quello che è stato fatto dopo il 1753 e che non possiamo considerare il prodotto di esigenze di tipo animale, come diceva Wittgenstein nella cosa di cui parlavamo all'inizio, e quindi abbiamo iniziato a cercare un po' a caso questi luoghi, che sono luoghi che semplicemente non ci riusciamo completamente a spiegare. Questi luoghi sono edifici, ma sono anche, ad esempio, elementi naturali che acquisiscono un significato culturale estremamente preciso. Ad esempio, nella collezione di Fischer, che avete visto prima, c'era un'immagine delle caterate del Nilo, che sono, la cascata che è stata eliminata quando hanno fatto la diga di Assuan. Non c'è nessun edificio, cioè sì, ci sono delle piramidi, ma sono disegnate per occupare lo spazio. Questa cosa qui è semplicemente un elemento naturale che diventa architettura solo per il fatto di ricevere un'interpretazione rituale o un'interpretazione culturale estremamente chiara, che fa sì che questa cosa diventi sostanzialmente un artefatto artificiale. È una cosa che secondo me succede più o meno allo stesso modo nel film di Spielberg, Incontri ravvicinati al terzo tipo, in cui gli alieni atterrano delle instaure, che è una roccia, una specie fatta tipo a torre, che è in Wyoming, negli Stati Uniti. Per cui quello che vedete qua è il tentativo di fare questo lavoro sul territorio degli Stati Uniti, che è il lavoro fatto con gli studenti a Chicago l'anno scorso, e ad esempio una delle cose che sono molto chiare rispetto agli Stati Uniti è che moltissimi di questi diciamo così, meraviglie o monumenti sono elementi naturali, cioè il geyser del parco di Yellowstone, le sequoie, cioè la memoria collettiva del paese è molto più associata a degli elementi naturali di quanto non lo sia ad esempio in Europa o magari anche in India o in Cina. Avanti. Questo è un catalogo delle cose negli Stati Uniti, fatto dagli studenti, ma anche è servito a noi per fare quel catalogo nuovo. Una volta trovati questi posti, abbiamo cercato di mappare come funzionano da un punto di vista puramente dei gesti, cioè che cosa, al di là di, anzi, nella totale indifferenza a quale è veramente il motivo che porta queste persone in questi luoghi, abbiamo cercato di mappare semplicemente cosa devono fare.
gesti si danno nello spazio, e questi sono svariati luoghi dove succedono le cose, avanti, e questo poi era, diciamo, il risultato finale con questi modelli. Perché una volta fatto questo, che è anche l'esercizio che abbiamo fatto con i tre progetti presentati qui, una volta descritti i flussi, abbiamo immaginato come questi flussi e questi gesti rituali potessero essere accolti in una nuova architettura. Perché alla base di tutta questa faccenda c'è che tutti questi edifici enormi o incredibili, eccetera, sono poi spessissimo edifici anche molto volgari e molto brutti. E uno dei motivi è che la cultura architettonica in generale è rimasta del tutto indifferente a questo problema negli ultimi 250 anni. Per cui, se uno va a Fatima, l'architettura di Fatima è brutta, perché l'hanno fatta gli architetti, ma non solo fascisti, perché Fatima era associata a un certo tipo di come dire, progetto ideologico di Salazar, eccetera, ma anche perché erano degli architetti relativamente non aggiornati, relativamente isolati dal contesto culturale, relativamente scarsi in dei conti. Per cui tutti questi imposti, Lourdes piuttosto che Fatima, piuttosto che Mount Rushmore, sono architetture da un certo punto di vista fantastiche, ma da un altro punto di vista brutte anche. E questo è anche un pochino quello che muove un po' tutta questa ricerca, cioè forse a queste esigenze di organizzazione dello spazio si sarebbe potuto rispondere meglio se ci avessimo pensato. Per cui quello che hanno fatto i miei collaboratori in queste serie di tre disegni sono sostanzialmente questa cosa qua, cioè prendersi il sistema di gesti e di azioni che accadono in questi luoghi, mapparli, tenerseli assolutamente come sono, senza pensare di intervenire sul programma, quindi operando in modo molto lontano da quello caratteristico dell'architettura moderna, che mette sempre in discussione il programma, cerca di cambiarlo, di inventarlo. No, il programma è così, e lavorando semplicemente sul tentativo di attribuire una forma un pochino più degna a un insieme di gesti che non abbiamo nessuna intenzione di discutere, nel senso sono accettati come punto di partenza di questo. E quindi poi i gesti di cui ci si potrebbe occupare sono infiniti, c'è questa lista che trovate nel libro di luoghi, che è anche una lista estremamente difficile da definire, perché anche la lista delle cose che sono nel libro di Fischer è molto poco rigorosa, nel senso che il criterio non è solo quantitativo, non sono solo gli edifici dove ci va più gente del mondo, non è solo qualcosa di legato alla religione, perché non è necessariamente solo legato alla religione, e secondo me la lista con cui noi siamo giunti adesso è una lista ancora aperta e in qualche misura anche incompleta, in cui le categorie non sono perfettamente definite. E probabilmente lo scopo del lavoro che faremo, diciamo, se questa cosa va avanti, sarà cercare di capire un po' meglio questo problema, cioè capire meglio che cosa stiamo effettivamente cercando. Mi sembra che da un certo punto di vista è abbastanza chiara qual è la direzione in cui questo lavoro vuole andare, dall'altra parte mi sembra anche evidente che non è che abbiamo una teoria precisa, anche perché sarebbe una teoria molto complessa che ha degli aspetti antropologici, di studio
che sono veramente al di fuori del mio orizzonte culturale. Per cui, secondo me, è interessante mettere assieme queste cose, ricominciare a pensarci, ricominciare a guardarle, allo stesso tempo, personalmente non credo che me ne uscirò con una teoria geniale su questa faccenda, cioè mi spiace, non sono capace. E niente, basta, direi. Se avete delle domande, magari anche voi potete dire qualcosa, non so, se volete. Non sono d'accordo sulla la primissima affermazione, nel senso quella di Wittgenstein, della separazione delle cose, semplicemente perché ho il sospetto che facendo così, se separando quel genere di attività, quelle animali, e invece l'altro genere che è un'altra accumulazione indefinita, leviamo fuori molte forse delle ritualità contemporanee che quotidianamente noi abbiamo nella nostra vita e che ci permetterebbe di portare questo tipo di ragionamento anche in un'architettura a una scala differente nella nostra città che possiamo utilizzare, nel senso per dire la cerimonia, che esistono un'infinità di piccoli rituali che sono collettivi ma non per questo diciamo, gigantesche e quindi diciamo inevitabilmente così, poco dense nella quotidianità ma anche in generale nel nostro territorio, per dire in Italia qual è questo momento così ampio, così collettivo, da paragonabile a questo tipo di eventi. Per dire, io tutte le domeniche vado allo stadio e in effetti possiamo dire che quello è forse l'evento rituale più collettivo e più anche appunto selvaggio che noi nella nostra vita affrontiamo quotidianamente. Ed è, diciamo, ma appunto non so, oggi il mangiare, ora possiamo anche parlare di banalità, ma diciamo, sono dei momenti particolari, voglio dire, non il nutrirsi, perché poi c'è una questione legata a cos'è l'abitudine, che cos'è il rituale, diciamo, non il nutrirsi, ma sono dei momenti del mangiare che corrispondono a questa cosa qua. E quindi mi sembra che partire proprio da quell'assunto di Wittgenstein ci costringe inevitabilmente a perdere una parte di questo ragionamento, che forse è quello che quotidianamente da architetto, di fronte a un piccolo progetto, a un piccolo lavoro, una piccola ricerca, tu stai, diciamo, in qualche modo perdi, e invece è l'elemento che maggiormente ti aiuta. Voglio dire un'altra questione, che parte di questo ragionamento, diciamo, coincide con un numero che abbiamo fatto di San Rocco, che ricordo ancora quando è iniziato, io ho pensato sarebbe stato il numero più inutile della storia di San Rocco. Di che dobbiamo discutere su questa storia della capanna primitiva? E invece, andando avanti, è credo in assoluto, tra tutti i numeri che abbiamo sviluppato, quello più importante e anche quello più utile, tra virgolette. Anche se è un discorso che appunto appartiene alla storia, lontano da noi, noi quotidianamente forse affrontiamo anche delle sfide differenti, più modeste, molto utili, ma è in assoluto quello che ci permette di schierarci da quale parte noi stiamo. Ed è, diciamo, è la primissima cosa, quando ho avuto alcune esperienze di insegnamento, è la primissima cosa con cui discutiamo con gli studenti. Ma poi da che parte state? Anche un po' per comprendersi. Da questo, da quella, inevitabilmente prendere posizione rispetto a quella cosa là, secondo me, dà un'interpretazione differente del modo di fare architettura. L'unica cosa che, chiaramente avendo dividato qui, io credo che condividiamo pienamente, in parte con un lavoro che stiamo facendo, diciamo, abbiamo anche dei punti di contatto, quindi questo lavoro lo troviamo importante ed è veramente utile averti oggi qui a discutere di questa cosa, ma diciamo, l'unico aspetto che mi piacerebbe affrontare e discutere ulteriormente è questa cosa qua, la questione della dimensione dell'evento, perché è chiaro che di fronte a occasioni di questo tipo alcuni contenuti vengono a galla facilmente, ma quando poi noi riusciamo invece a comprendere delle verità da questi eventi e riusciamo a riportarle nel nostro lavoro, nella nostra città, ecco appunto, per dire una città come Roma, una città mitica,
ma ha veramente questi momenti. C'è stato appunto, non so, lo spogliarello della Teriglia al Circo Massimo, che è stato sicuramente un evento collettivo per la vittoria della Roma, ma purtroppo la Roma vince di rado. E quindi questa cosa qua non riusciamo a viverla e a percepirla, perdiamo una parte del giornamento. E sono d'accordo su tutto tranne il purtroppo rispetto a quando la Roma vince di rado, ma no, allora, Wittgenstein. Allora, Wittgenstein è Wittgenstein, nel senso uomo vagamente manicheo e interessato a interessato a separare nettamente le cose, cioè tutta la sua carriera filosofica, che poi cambia tanto anche, però c'è sempre questo tentativo di costruire una gabbia di cose che si possono dire, che si possono controllare e che sono totalmente inutili, per poter, attraverso la costruzione della gabbia delle cose inutili, in qualche modo parlare delle cose di cui non si può parlare, che sono però le uniche che gli interessano. Ovviamente questa cosa qui, per accumulare proprio questa differenza di potenziale, fa il vuoto nel mezzo. E tutta questa scala intermedia che esiste ovviamente di ritualità più quotidiana, di azioni che non possiamo realmente separare tra animale e coso, sparisce. A me interessava, cioè io capisco benissimo la tua obiezione, è una obiezione vera, e anche un'obiezione che è estremamente coerente con quello che fate voi e di cui vi occupate, perché ad esempio tutto anche il lavoro dei radicali italiani è su questa scala di ritualità, ma non quella altra ritualità di massa, sempre intesa un po' come fascisteggiante, che in effetti è anche, perché queste cose qui sono, ci obbligano a confrontarci con la massa, che ha delle strane regole anche abbastanza paurose. Quello che secondo me è interessante è occuparsi di questa cosa, cioè anche di questa cosa, cioè di non esorcizzarla sempre, nel senso che secondo me in effetti non volevo però dire questo, voglio dire, cioè non c'è quella scala intermedia, perché noi stavamo cercando di fare questo tentativo che è stato fatto molto raramente nella teoria architettonica recente, cioè anche solo della scala, cioè del fatto che gli edifici grossi sono diversi dagli edifici piccoli, che è una cosa che non lo so, se io avessi detto questa cosa ai miei professori all'università mi avrebbero detto che ero o scemo o fascista. In realtà secondo me è vero, gli edifici grossi sono diversi dagli edifici piccoli, il design è diverso dall'architettura, disegnare una cosa che rispetto a me è grande un ventesimo e disegnare una cosa che rispetto alla quale io sono grande un ventesimo, costruisce, siccome siamo esseri umani, abbiamo un certo tipo di corpo eccetera eccetera, costruisce tutto un mondo diverso. Però i due libri che citi, sia Aldo Rossi che Colas, in realtà lavorano proprio in questa scala. Sì, ma sono solo quelli, ad esempio Colas, la stagione più interessante del suo lavoro è stata quella in cui si è occupato veramente della scala, di bigness, e ha fatto i progetti grandi, quelli in Francia per la biblioteca, eccetera. Quello è stato un momento interessantissimo di produzione culturale, il momento secondo me più importante degli ultimi 30-40 anni. Però quello è secondo me l'unico caso, perché anche a Rossi poi questi edifici veramente grandi e monumentali che voleva fare, non è che li abbia veramente fatti a parte il cimitero forse. E chi ha avuto l'occasione di fare queste cose, perché comunque se ne sono fatte negli ultimi 100 anni, non ha prodotto una teoria. Cioè ad esempio Le Corbusier a fine carriera fa questo lavoro qua, ma non spiega assolutamente perché lo faccia. Secondo me l'architettura della città è anche un tentativo di costruire una teoria per l'ultimo Le Corbusier,
che era una cosa che in quegli anni era veramente un problema per tutti gli architetti intellettuali dell'epoca. Non capivano che cosa facesse quello che era chiaramente il loro maestro. E quelli che non lo capivano, tanti di quelli che non lo capivano, giudicavano che sbagliava, cioè ci sono questi articoli di Johann, di Carlo, abbastanza netti nel dire che Corbusier si è completamente rincoglionito, quella roba lì sembra Salvador Dalì, che cioè è un insulto peggiore che si potesse immaginare all'epoca. E Rossi è uno dei pochi che dice no, quella roba lì è veramente interessante, però questo non ci spiega perché, e quindi boh, provo io a spiegarlo. Per cui, cioè, questo problema della scala, del gigantismo, no? Cioè questa roba qua ha anche il rischio di essere una specie di stupidissimo Guinness dei record dell'architettura. Come è un pochino il libro di Fischer, come sono anche le sette meraviglie del mondo. Però in questa loro totale ingenuità e totale evidenza anche, no? Sono molto interessanti. Cioè mi sembra un'idea un po' strana che di queste cose così mostruosamente evidenti noi abbiamo praticamente, cioè noi, la cultura architettonica ha unanimemente deciso di non occuparsi. Siamo lì a occuparci sempre di mettere gli alberi sui balconi, i pannelli solari, queste robe qui. Però che c'è un posto dove fanno una roba che si chiama Cumbumela e ci vanno 50 milioni di persone, cioè è abbastanza interessante, non lo so. Che poi più di architettura mi sembra occuparsi di paesaggio, cioè nel senso più che della dimensione dell'architettura è proprio, diciamo, la costruzione di un paesaggio che è utile al, diciamo, allo svolgersi di quell'evento specifico. Sì, in questo senso. Perché poi spesso se sono eventi così grandi, cioè lo spazio che li ospita ha un ritmo di uso veramente, cioè si usa una volta all'anno o una volta ogni 5 anni, come anche il Circo Massimo. Secondo me il Circo Massimo è uno spazio veramente incredibile, sostanzialmente è un fosso perché non c'è più niente. È un fosso che però ha un nome, che è un nome incredibile, si chiama Circo Massimo, non ci sono altri fossi che si chiamano così, e date le sue dimensioni, dato il suo nome, riesce a volte ad attirare una quantità spaventosa di persone. Poi è anche una forma che consente, però... Diciamo che secondo me, no, ora che mi sto occupando un po' di questa figura, l'unico architetto che con coraggio ha affermato una posizione abbastanza simile, secondo me, è Unino con il Colosso accanto al Colosseo, sì, che ha il coraggio di nuovamente, per quanto diciamo sia una vera e propria follia, però di ridiscutere questo aspetto. In effetti, diciamo, se tu lo prendi di petto quella cosa là e la studi, non puoi più condividerla da un certo punto di vista. Sì. Quello è molto bello perché lui l'ha fatto sempre da assessore, cioè da rappresentante della collettività, non è che lo disegnava così per passatempo. E ha una forza visionaria che in realtà, diciamo, da quella generazione non ti aspetti, perché diciamo partito da uno studio scientifico della città, invece lui è arrivato, voglio dire, a contraddire, però sicuramente si è molto allontanato dai primissimi studi che ha fatto, affermando invece questa necessità, che alla fine, dopo tutto, la cosa di cui dobbiamo necessità effettivamente ritrovarsi e riconoscere un elemento come un elemento capace di accomunarci, insomma, di costruire una identità. Poi devo anche dire che cioè, non credo che sia necessario un rapporto con quello che fai poi nella professione, cioè poi occupati di queste robe qua, visto che ne hai l'opportunità, nel senso che ci sono le università che consentono fare questa roba qui, che non fai mai nella tua attività professionale, e questo però la misura in qualche modo, sai che cosa non stai facendo quando fai, non lo so, il piano di trasformazione di una cittadina in Belgio o quello che facciamo di solito tu, che
ovviamente non si misura. No, però io lo dicevo in questo senso, che a volte toccando alcuni di questi argomenti è come se si aprisse un vaso di Pandora, una grande scoperta, ed è un peccato non riuscire a trasferirla o trovare i mezzi, gli strumenti per poterla trasferire. Sì, però i mezzi, chi è che fa fare queste cose? Cioè, no, si pure. Fanno, non è che non si fa, perché questa è l'altra cosa, che si tende a pensare che queste cose non si facciano più, mentre invece ci sono un sacco di edifici giganteschi che servono a raduni di un sacco di persone, statue colossali, no? Che sembra uno dei business con meno probabilità di successo al mondo, se ne costruiscono però, cioè in Cina, in Africa, ci sono statue alte 90 metri costruite qualche anno fa. Per cui, penso che hanno fatto per padre Dio la Tana. Ad esempio, non fosse l'esempio migliore di tutti i tempi, però cioè ci sono anche queste cose, ovvio che sono un frammento, no. Però secondo me in questo momento per me è abbastanza interessante parlarne, perché ti costringe a parlare dei massimi sistemi, che poi vabbè, magari è una passione personale, una specie di piccola perversione, però serve in generale. Ma poi fondamentalmente, oltre ai massimi sistemi, c'è proprio un grande vuoto in questo momento, cioè c'è da capire questa famosa modernità che abbiamo vissuto sotto tante sfaccettature, adesso che tipo di modernità andiamo a vivere, quindi in qualche modo questi sono strumenti per liberarci di alcuni schemi, di alcuni preconcetti che vai all'estremo, diciamo, con questi esempi vai all'estremo, indaghi alcune casi limite che ti permettono forse di trovare qualche cosa di diverso, se non nuovo, diciamo diverso forse, no? Ma secondo me il libro di Fischer è molto interessante in questa operazione, che è abbastanza sorprendente per un architetto dell'inizio del Settecento, di documentarsi su quello che c'è in giro per il mondo di più grosso, sostanzialmente, e metterlo tutto assieme: i cinesi, i persiani, gli antichi greci, non lo so che. In questo, cioè secondo me, questo è un modo di osservare il mondo che può essere interessante adesso, nel senso che il racconto, cioè, semplificando, però la modernità è costruita su un'idea di grande semplificazione, cioè c'è il progresso prima o poi raggiunge tutti, il tempo è il luogo in cui si manifesta la verità, cioè la realtà è che secondo me il mondo in cui viviamo è un po' diverso, nel senso che sì, il mondo è diventato tutto moderno, tutti i vari pezzi di mondo sono più o meno adesso all'interno della stessa economia, più o meno possono accedere allo stesso tipo di tecnologia, quello è vero che è tutto uguale, ma tutti partono da una condizione molto diversa e quindi poi le situazioni sono che chi magari produce i nostri telefoni più nuovi sono dei ragazzini pakistani che chi devono sposare lo decide ancora solo il loro nonno. E quindi si creano queste stranissime combinazioni di arcaismo e ipermodernità che basta viaggiare un po' che si vedono, cioè non lo so, uno va in Egitto, nella valle del Nilo, un posto veramente povero, ci sono i ragazzini seduti sull'asino che portano a casa il fieno e parlano al telefono cellulare. È un'immagine assolutamente quotidiana e molto probabilmente le cose che cambieranno il nostro mondo succederanno là, perché su questo credo di possiamo ancora essere abbastanza rigorosamente hegeliani: è chi ha il problema che risolve il problema, chi non ha il problema non risolve niente, per cui
c'è anche da parte mia un interesse a pezzi di mondo altri in questa cosa qua, perché credo che siano i pezzi di mondo in cui si pongono i problemi. A Milano non è che se ne pongono tanti, soprattutto dal punto di vista dell'architettura. Milano ormai l'ha fatta, la sua popolazione è stabile, non è che c'è molto di veramente interessante da fare. Sicuramente ci sono cose più interessanti da fare in Pakistan che non a Milano, secondo me. E l'innovazione, se parliamo di innovazione in architettura, che è sempre una discussione da una parte un po' idiota, perché va sempre a finire nei pannelli solari e queste robe qua, però è anche una discussione importante, perché è importante inventarsi qualcosa, cioè è importante confrontarsi col tempo in una maniera seria. Secondo me l'innovazione capiterà in quegli altri luoghi, semplicemente perché sono i luoghi dove ci sono i problemi e quindi sono anche i luoghi dove ci sono le soluzioni. Cioè, non so come dire, nella dialettica tra il servo e il padrone, alla fine è il servo quello che si impone, perché è quello che gli tocca lavorare. Il padrone non fa niente, alla fine è fottuto. Allora, in questo senso, in Italia c'è un sacco ancora da fare. L'Italia, secondo me, è un posto interessante perché è un po' a metà. Ma è rimasto abbastanza... Ma secondo me, ad esempio, l'Italia degli anni 50-60, so che parlo sempre delle stesse cose, però l'Italia degli anni 50-60 era estremamente interessante perché era proprio una cultura che diventava moderna sapendo di non esserlo interamente e non volendo rinunciare ad alcuni aspetti di arcaismo, e quindi facendo il problema. In un certo senso l'Italia degli anni 60 che diventa moderna lo fa con un livello di arroganza, no? Di orgoglio rispetto alla di sua esagerazione anche per alcuni versi. Sì, sicuramente, ma di orgoglio rispetto a quello che è la sua tradizione culturale, che gli consente di mettere molto più in discussione quella che era la modernità che doveva avvenire. E questo non è successo in tanti altri paesi che culturalmente hanno detto dobbiamo diventare moderni, o lo diventiamo, ci rassegniamo. La Cina sta facendo così in questo momento. L'Italia negli anni 50, o anche il Giappone in un certo senso negli anni 50, hanno lavorato molto su quello che si volevano tenere del loro arcaismo. Poi è ovvio che sono storie diverse. L'Italia è anche il posto dove la modernità nasce per poi migrare da altre parti, per cui non è una situazione coloniale, cioè non è una situazione di paese a cui la modernità viene imposta nei termini in cui viene imposta, non lo so, in Africa, per dire. Però l'attenzione a non rinunciare ad alcuni aspetti arcaici di quella società, secondo me, era molto interessante. È interessante in tante figure, non lo so, Aldo Moro, piuttosto che Enrico Mattei, piuttosto che Pasolini, cioè figure in tanti campi diversi della cultura, che cercano questa strana via, che ovviamente è una via troppo complicata e quindi poi alla fine non funziona, soprattutto non funziona perché li ammazzano tutti. E no, è un fatto. Però, secondo me, in quel momento c'era un sacco di possibilità, di promesse, che poi secondo me non si sono svolte, nel senso, la cultura italiana dal 68 in poi è abbastanza poco interessante, cioè non è che c'è molto, è molto sterile, secondo me. Grazie a voi. Thank you.
space to debate, study and celebrate architecture.